Salve Zucchero, ben Ciao, trovato, come sta? grazie. Bene, grazie, lei? Bene, bene, grazie. Lei dice che il blues non ha confini, non ha patria, non ha bandiere se non quelle dell'anima. Nella vita, nella carriera, nella solitudine e soprattutto nel periodo della depressione, il blues in che modo è stato il suo scudo? Beh, il blues, la musica, sì, lo scrivere mi ha aiutato molto, i concerti mi hanno fatto soffrire di più perché quando sei così in quello stato un po' depressivo, di attacchi di panico, andare sul palco, c'è stato un periodo dove volevo buttare la spugna, cioè andavo su e volevo subito scappare. Mi attaccavo al chitarrista per non dar da vedere al pubblico, pensavano che io facessi quello che, sai, fa rock and roll, incita il chitarrista e viceversa. In effetti non mi reggevano le gambe, volevo scappare, però è stata una salvezza, mi ha salvato e continua ancora a essere, diciamo, la mia cura migliore.